questo ospedale, eh? Magari dopo. Porta. C'è qualcuno che ufficia! Scusi, la cappella! La cappella! Officianti! Padre! Coraggio, signora Liberani, coraggio! Spinga, spinga, l'ultima spinta che ci siamo! Grande Solina! Dai, l'ultima volta, respiri! Ho spinto benissimo! Eccolo! È bellissimo! Perché piange? È normale che pianga, amore! Respira adesso! Com'è? È stupendo, è bellissimo. Io l'ho visto solo di passaggio, ma è bellissimo. Guarda, un'emozione pazzesca, lo sai, un'emozione fortissima. Che fatica, che fate? Perché vi siete immobolati tutti? Dare un permesso speciale. Che bello. Volevo salutarti, Monica, e vedere anche il nostro bambino. Quanto è bello. Come a te. È il tuo sorriso. Forse anche il tuo naso. Che bello che sei arrivato. Michele, rimani. Rimani con noi. Anche se ti posso vedere solo io. Resta, ci stringe un pochettino. La casa è tanto grande. Non posso. Lo sai anche tu che non posso. Anzi, questa è probabilmente l'ultima volta che ci vediamo. Non voglio. Perché? Perché avevo un compito. Era quello di accompagnarti fin qui, aiutarti quando avevi bisogno, riannodare i fili spezzati e portare a termine quello che avevo lasciato interrotto. Mi sembra di essere stato abbastanza bravo, anche con l'aiuto di tutta la famiglia. Avisalo! Sei stato bravissimo. E adesso che succederà adesso? Succederà che continuerete a vivere e sarete felici. Tu, Adriano e tutti gli altri. E continuerete a pensarmi con affetto. E tu che farai? Io sarò felice in un'altra maniera. In una maniera che non ti posso raccontare. Dove andrai? Lascia stare, dico, non posso parlare, quindi tanto ci sentono, poi alla fine perdo tutti i punti che ho guadagnato. Quali punti? Dove andrai? Non andare, Monica. Lascia stare. Addio, amore mio. Abbi cura di te e del nostro bambino. Non andare. Non andare. Non andare. Non andare via. Andare via. Resta. Resta. Non andare via. Non te ne andare. Resta. 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 Cos'hai? Piangi? Perché piangi? È andato tutto benissimo. Sono tanto felice. Grazie. Grazie. Ma grazie di cosa? Hai fatto tutto te. Grazie. Ma no, ma non piangi, amore. È un momento stupendo questo.
presto, Michele. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see when we're all together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. I just seem to find the happiness I see when we're all together dancing cheek to cheek. No, spiegami cosa hai da ridere. No, scusa, non ti voglio prendere in giro. Cri, sono incazzato. Incazzato come tu non hai la più pallida idea proprio. Ma Raul, papà ha visto male sicuramente. Cioè, ma è mio fratello. No, vabbè, ma poi scusa, guardalo, è un torzolo, ma ti pare che mi metto a fare roba? No. Ma perché è così strano che io sia geloso? Spiegami. Non posso mai avere paura di perderti io. Guardi, è strano perché tu non mi perderai mai, perché io con te sono diventata grande, ho affrontato cose che non avrei creduto di poter affrontare, e poi quando ho paura mi basta guardarti negli occhi, lo sai, no? Sì, sì, lo so. Quindi guardami negli occhi. Sei l'unica persona che io possa amare. Hai sentito? Ha detto l'unica persona che io possa amare. È incredibile, è il primo congiuntivo che usa nell'arco di 2 anni. Sai, ero molto preoccupato per il nostro futuro. Io e te eravamo destinati a grandi cose, ma non faremo niente. E perché? Perché Balzac diceva che se Laura e Petrarca si fossero amati, lui non avrebbe scritto una sola poesia. Voleva dire questo, che se uno nella vita ha l'amore ed è felice, poi non farà più niente. E quindi, piccola leggenda, che cosa ne ricaviamo? Cioè, ricapitolando, siccome ci amiamo tutti così tanto, nella vita non faremo niente, ci ameremo e basta. E allora saremo felicissimi. Certo. Padre! Titti! Amore, ce la fai? Padre! Siamo arrivati, amore. Ecco, calma, calma. Padre, scusi. Padre, silenzio che... No, Giorgio è Del Fiore. Don Luigi. Ma è una persecuzione. E questa è una prova alla quale mi stai sottoponendo. Ma che ho fatto di male? E che fate qua? Che volete? Voi, che ci fai lei qua? Come che faccio qui? Alla sera sto qua e la mattina sto in parrocchia. Doppio impegno. Io quando vi vedo comincio a sbattermi il cuore forte. Mi devo agitare per forza. Ci vogliamo sposare? Sì. State scherzando? No, non state scherzando. Sono 2 anni che state cercando di sposarmi, lo so, e non arriviamo mai a nessuna conclusione. No, ma questa volta non si torna indietro, è la volta buona. Buona, no? Sì, ci sposiamo qui, adesso. Ah, sì? Ora o mai più. Don Luigi, i documenti sono tutti a posto, dovevamo sposarci già 8 mesi fa, ma poi è successo quello che è successo, insomma, lei lo sa. Figli miei, ma io vi vorrei aiutare anche per togliervi dai clienti, no? Ecco. Ma come facciamo? Gli anelli dove stanno? Eccoli, ci sono gli anelli. Li avete portati?